quello è un palazzo antico dove qualche dame che è sotto di sangue. Il portone è sempre aperto, si entra nelle scale e c'è puzza di miscio di gatto, perché lì è sempre aperto. Se ci sono più ragazze libere, tu vuoi anche scegliere. Altrimenti dipende dalla ragione. Se devi aspettare, ti devi prenderla prima che diventa libera. E si va da niente. Solo gentilmente. Non siamo né giovani né vecchi. Massimo 40 anni. Io, su per giù, tu entri in una stanza da te e ci trovi un letto grande e all'altro la bambina. Io sono messa là con una vestata. Ne ho tre di te quei fiori. Ti dico, e tu ti sfogli. Io mentre ti sfoglio slaccio la scala e mi butto nel letto con le gambe aperte. Tu se alzi gli occhi mi puoi vedere tutta e ti giuro che non sono brutta, non sono brava. Mamma spezza la fine e se tu mi guardi ti viene lo spirito di entrarci, come se io aspettavo solo te. Sì, lo so che a voi ora vi piacerebbe che io accendo la luce, mi sfoglio e ve lo faccio vedere di davanti, invece non vi faccio vedere per un cazzo. Appena sei nudo, ti faccio venire alla bambina. Se ce l'hai già, ti salvo, ti trascino proprio dal cazzo e ti faccio i complimenti. Ma che bello fatto, che bello lì. Ma io ci sto attenta a non farti venire prima del tempo. Ti pulisco col medicinale, ma piano piano, senza farti male. E anzi, sono carenze. Poi ti faccio sdraiare sul letto. Prima ti leggo sopra di me, ti faccio vedere il primo, poi scendo, non ho più di morte. Lo faccio per un po', per non farti venire. Ti faccio vedere dopo, e mentre lo facciamo faccio pure qualche soffio. Con i ragazzi lo faccio perché loro hanno paura. Appena scendono qui dentro si mettono a foto per calazzare. Quelli che mi piacciono ci scendono pure il culo con le mani. Poi tu da qui con il respiro grosso e sospiro. Mentre si veste il primo 30.000.
certe volte dico, è stato un danno, mi hai fatto correre. Altre volte io pensi molto sul culo, o persino sulla lente, e gli dico, bravo, oppure con l'altra foto. Allora io vorrei farmi tornare. A Certoni non ci dico niente. Noi siamo a casa. E da noi ci vengono soltanto i morti di fame. Non ci vengono certo quelli ricchi. I vecchi ormai non li sopporto. Sono camorrosi, soli. Vengono continuamente, un po' piano, un po' fanno le scarpe. Quelle 30.000 le vanno a fare loro una vita. Prima mi facevano bene, ora mi vanno a fare un culo. Hanno la bella rapizzata, sono pure sporche. Ma pure certi ragazzi, certe volte non si vanno. E tante volte ci hanno attaccato anche i blocchi. Ma io a Certoni ce lo dico. La prossima volta vieni bello pulito e profumato. Se no niente. Io ti dico che me ne vado a questa città di merda. Tranquillo che me ne vado.